Grande successo di partecipanti e di pubblico al primo concorso letterario di poesia a tema Il dono della vita, organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un evento organizzato dall'associazione Arcoiris di Palmi sotto la sapiente regia di Raffaella Condello, psicologa, scrittrice e poetessa, a sua volta che ha voluto abbinare il concorso di poesia al tema della violenza di genere. Un evento che ha visto nell'auditorium di Via Prato, oltre al numeroso pubblico, un parterre d'eccezione con volti istituzionali importanti che hanno offerto significative e diversificate riflessioni sul delicato tema della giornata. Quest'anno una novità perché ho indetto un concorso, Il dono della vita, proprio per questa giornata particolare, cioè la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma Arcoiris non è presente soltanto oggi, è presente tutti i giorni. Perché dal 2018 io ho istituito lo sportello di aiuto ascolto gratuito per cui si rivolgono a noi tutte le persone che hanno bisogno e io sono veramente felice di questa attività che comunque prosegue tutto l'anno. Ritengo che il messaggio che è stato lanciato tramite questo concorso nazionale di poesia è stato importante e determinante per fare il punto su determinate situazioni che ritengo molto spesso vengono in qualche modo messe da parte. La poesia ci dà la possibilità di riflettere, di esternare le nostre emozioni e a volte anche di dire cose che in pubblico forse non avremmo detto, perché la poesia nasce da un momento di solitudine, tutto questo baccano mediatico e tutta questa confusione della società, la cosiddetta società liquida, dove noi oggi ci troviamo a navigare e a fare mille scelte molto spesso nel baccano che non esiste. Buonasera, mi chiamo Gaetano Paduano e rappresento a livello regionale l'ANCLI, che è la sigla dell'Associazione Nazionale Insignite dell'Ordine Albergo della Repubblica Italiana. Da sempre rappresentiamo, come dire, l'interessenza della legalità, nel senso che siamo testimoni e custodi di quelli che sono i valori repubblicani e anche di carattere umano materialmente, perché il rispetto verso la persona, il rispetto verso l'ambiente, il rispetto verso l'insieme è la prerogativa essenziale dell'essere civile. Il valore della poesia è sempre un valore legato all'umanità, ai suoi valori e a quelle che sono le conquiste fatte, perché la poesia è vita, la poesia è generare, è creare e questa sera abbiamo una grande consapevolezza di quella che è la vita e il valore di questa vita, contrariamente a quello che ultimamente si vede, soprattutto nei confronti delle donne, come la violenza che noi stasera stiamo affrontando con temi di impegno. Non soltanto poetico ma fattivo, non soltanto protesta in poesia ma proposta in poesia. Ma diciamo che il governo, anche solo in questo primo anno di vita, ha già messo in atto una serie di azioni che vanno dall'ampliamento del codice rosso all'ultimo decreto Roccella, che prevede un pacchetto di misure e di azioni contro la violenza domestica e tutte le forme di aggressione sulle donne, prevedendo un ampliamento dell'ammonimento del questore, ma anche una maggiore tutela e più immediata tutela delle donne, per evitare che poi sfocino tutte queste violenze nel femminicidio. Ovviamente tutto questo ancora non basta se ancora non è servito ad arginare i numeri, quindi bisogna intervenire in maniera strutturata, però credo che il problema sia culturale, e quindi bisogna investire nei ragazzi fin dalla più tenera età per educarli all'amore, all'affettività. Ben venga anche il piano di azione varato l'altro giorno anche dal ministro Valditara, che è un piano di educazione all'affettività,
dove attraverso dei diari, un confronto dei ragazzi con dei laboratori qualificati, si cerca di fare uscire fuori anche i problemi che hanno, ma soprattutto si possa sensibilizzare sulla tematica e educarli al rispetto, che non deve essere solo il rispetto verso la donna, ma il rispetto verso l'altro. Credo che questa è una sfida che dobbiamo portare avanti tutti insieme, e tutti insieme ogni giorno dobbiamo sottolineare quelli che sono gli ostacoli, dobbiamo contrastare il silenzio e dobbiamo mettere in risalto ciò che non è ammissibile. Sicuramente diciamo che scuola e famiglia hanno un po' perso quello che era il loro ruolo. Oggi bisogna che lo riprendano, bisogna che famiglia e scuola si parlino di più, perché all'interno di queste mura, a parte che sono le agenzie educative più titolate a educare i giovani, e sono poi le istituzioni all'interno delle quali il bambino trascorre la maggior parte del tempo, e quindi bisogna che queste due istituzioni incomincino a riappropriarsi del loro ruolo e a parlarsi anche tra di loro. Per la cronaca, il primo premio del concorso è andato ad Antonia Flavio di Cosenza con la lirica Starò Bene, una lirica introspettiva, viva e originale, equilibrata nel ritmo e nel linguaggio, dove traspare una dignitosa sofferenza avvolta da un'aura sacrale. La motivazione della giuria, presieduta da Rocco Pardo, è composta da Marina Neri, Giovanni Suraci e Roberta Macri.